volti degli ospiti e degli opinionisti dei programmi di Barbara D'Urso sono spariti da Mediaset nell'ultimo anno, altri invece li abbiamo visti nella nuova versione di Pomeriggio 5. Tra i volti confermati nel programma pomeridiano di Canale 5 c'è anche Raffaello Tonon, che di recente è tornato da Mirta Merlino per parlare del suo lavoro di cameriere in un ristorante della Romagna. Il noto opinionista e vincitore della Fattoria in un'intervista rilasciata al settimanale Mio ha svelato com'è Mirta Merlino dietro le quinte. Devo dire che lavoro benissimo con Mirta. Dietro le quinte è come la vedete, ma è una donna molto simpatica e ironica. La trovo simpaticissima e dietro le quinte abbiamo lo stesso modo di scherzare. Mirta ha inoltre uno spessore culturale incredibile e una vita internazionale. E, una persona che mi piace molto. Nel suo salotto mi esprimo liberamente e, quando finisco il mio blocco, oltre al cachet porto a casa la soddisfazione di aver detto esattamente ciò che volevo dire. Tonon su Barbara D'Urso e Mirta Merlino. Chi preferisco io tra le due conduttrici? Il giornalista ha poi chiesto a Tonon se preferisce lavorare con Mirta Merlino o Barbara D'Urso. Raffaello si è trovato in difficoltà e ha risposto che apprezza entrambe e che per questo non riesce proprio a scegliere una tra Mirta e Barbara, con la quale è anche nato un rapporto di amicizia. Oddio, è come chiedere a un genitore quale dei suoi figli preferisce. Barbara la amavo tanto. Ho lavorato con lei per 20 anni ed è diventata un'amica. Anche con lei dietro le quinte abbiamo sempre scherzato ed è sempre stata ironica e anche una professionista. Chi preferisco? Barbara mi piace per alcuni aspetti e Mirta per altri. L'ideale sarebbe andare nelle trasmissioni di entrambe. Adesso anche Barbara merita un programma tutto suo. Che tipo di trasmissione piacerebbe condurre a me adesso? Un programma di interviste, un talk come Pomeriggio 5 e La vita in diretta.